Ciao a tutti, ben ritrovati qua sempre su Ivan Sat Channel. Oggi un tuffo negli anni 60 perché devo andare a riparare una fonovaligia degli anni 60, appunto, di una marca sconosciuta. Questa Radio all'occhio Bacchini, modello 1840. Vediamo un po' questa radio all'occhio Bacchini, mai sentita questa marca? Che è rimasta ferma per tanto tempo, vediamo se riusciamo a farla rivivere. Controlli molto semplici, volume, tono, finito. Andiamo ad aprirla. Si chiamavano fonovaligia perché erano proprio fatte come una valigia. Ovviamente il mobile è tutto in legno. Giradischi direi solo a 45 giri, no, anche il 33 addirittura. Aveva 16 giri, 33, 45, 78. Completo. Bene, sono proprio curioso di vedere se si accende qualcosa qua. Allora, si accende qualcosa. Dovrebbe essere mono e dovrebbe essere dotato di una cassa qui davanti. Amplificare, amplifica, perché è una roba questa qui che è a valvole. Ha un discreto ronzio di fondo, perciò gli andrò a cambiare gli elettrolitici. Vediamo un po' se gira qualcosa. Si faceva così in questi giradischi per farlo partire. Non gira assolutamente niente, perciò qui dobbiamo guardare più che altro a livello meccanico e andare a sostituire tutti gli elettrolitici. Perfetto, inizio subito. Partiamo con lo sbudellamento della fonovaligia. Io solitamente cose a valvole non le guardo mai, però questo mio cliente qua che è qui vicino me l'ha portato e ci tiene molto. Però visto che la parte elettrica funziona praticamente, non devo guardarla, perché sennò gli avrei detto di no subito. E diciamo che più che altro c'è una parte meccanica da guardare, facciamo questa riparazione. Andrò a cambiare gli elettrolitici e mi limito a quello sull'elettronica, perché io non sono assolutamente esperto di valvole. Allora, ho tolto le viti, questo pannello viene su. Qui abbiamo la nostra parte meccanica. La nostra parte meccanica, qui abbiamo tutto il cambio della velocità che è tutto meccanico, il motore direi che è bloccato. Abbiamo il motore bloccato. Sicuramente il problema è solo qui. Aprirò anche questo pannellino qui e vediamo di sostituire gli elettrolitici. La puntina la vedo molto ossidata, poi guarderò se funziona o se c'è bisogno di una puntina nuova. Andiamo a aprire anche questo pannello. Ok, sì, è a valvole, c'è una valvola sola, ci sarà questo elettrolitico qui da cambiare, che poi penso di lasciare questo elettrolitico qui come estetica e di andare ad aggiungere un elettrolitico in parallelo a questo magari, boh, adesso vedo, così rimane così tutto bello originale. Devo provare di sbloccare questo motore
Adesso svito questa flangetta, poi vediamo se riesco a sbloccarlo. Sì, andiamo a dare un po' di lubrificazione nella boccola qui sotto, poi darò un po' di lubrificazione qui nella bronzina qui e direi che dopo questo qui dovrebbe girare. Diamo un po' di grassettino qua. Diamo un po' di grasso. Così. Vediamo se vuole centrato questo o si autocentra, vediamo. Secondo me bisogna centrarlo un pochino, eh. Allora, così tocca, così. Così dovrebbe girare libero. Poi eventualmente lo posso poi sempre spostare. Ok, ora do tensione e vediamo se gira. Gira. Bene, 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 bene. Funziona, funziona, gira, gira. Adesso guardiamo la movimentazione meccanica. Un attimo, appoggio qui un po' così. Ecco. Vediamo un po'. Guardavo se si poteva togliere questo. Ma c'è un fermo, non so se è da sotto o da sopra. No, è da sopra il fermo. Allora, qui bisogna togliere prima questo qua e poi togliamo il fermo perché devo andare a vedere la gomma. Devo andare a vedere la gomma che c'è qua, questa gomma qua. Questa gomma qua. Ecco. Era un po' fuori posto. Vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Ok. Allora, così è 16 giri. 33. Allora, 78, 45. Ok, direi che va a meraviglia. 33. È anche in buono stato, gira dritta, non è storta, niente. Perfetto.
Comunque ora gli do lo stesso una passata con l'antiscivolo a questa gomma per ravvivarla. Il perno è bello, non è niente male. Il rumore del motorino non si sente, che prima si sentiva perché era rovesciato, ora non si sente più così. Perciò andiamo molto bene. Andiamo a dare un po' di antiscivolo. Andiamo a dare un po' di nero gomme qua. Così. Perfetto, così. Ecco, perfetto. Vediamo un po' se tieni i giri. Se gira giusto. 45, perfetto. 33, perfetto. Bene, andiamo a vedere se si sente qualcosa. Mettiamo a 45. Perfetto. Ok, diciamo che giusto si sente perché qua di fedeltà siamo a 0, 0 meno. Questo aveva anche la testina che si girava per fare la puntina a 78 giri, adesso è scattato il fine corsa, e la puntina per il microsolco per i 45, eccetera. Perfetto. Bene. Vado ad aggiungere l'elettrolitico là sotto e poi siamo a posto. Allora, ho già nascosto l'elettrolitico lì sotto in aggiunta. Adesso do un po' di spray al volume qua e al tono. E poi direi che ci siamo. Ho già aggiunto il condensatore lì sotto e così non si vede, e quando se uno lo apre sembra tutto originale. Poi ho dato un po' di spray disossidante ai due controlli. Ora richiudo, faccio una prova finale e poi siamo a posto. Anche perché questa deve essere una riparazione che deve costare poco. Andiamo a richiudere tutto l'ambaradan. Così. Perfetto. Se qualcuno di voi sa l'età di questo apparecchio, me lo può lasciare nei commenti, perché io non ho idea. Suppongo anni 60, ma secondo me a questo punto è un valvolare. O ai primi anni 60, o forse anche fine anni 50. Perché non credevo fosse un valvolare. Bene, faccio una provina finale, poi ci siamo. Vediamo se va tutto bene. Questa radio all'occhio Bacchini. Facciamo così. Perfetto. Probabilmente ci vorrà anche una puntina nuova, direi. Ci vorrà anche una puntina nuova.
Non credo di averla, bisognerà che il cliente si accontenti di ascoltare, giusto che si senta, perché la puntina è praticamente un chiodo. Bene, raga, il tuffo negli anni 60, secondo me inizio anni 60, finisce qui. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale se ne avete voglia. Noi ci vediamo sempre con altri apparecchi un po' più recenti, direi. Un salutone a tutti da Ivan Sat Channel, ciao a tutti!